su vieni, non pensarci più e non fare il timido dai, sorridi tranquillo se puoi e vai in onda sul tetto fra noi, un trucco leggero qua e là. Cos'è? Ti aspettavi un sofà? Andrà tutto bene perché sei molto più sveglio di me. Grazie, ed ecco voi il maestro Paolo Marzocchi che ci ha voluto salutare da casa sua, dove vediamo per fortuna è tutto in ordine, per cui ha trovato subito la partitura che gli interessava prima di cominciare questo nostro collegamento. Lei mi prende in giro perché dire tutto in ordine di questa cosa qui ci vuole del coraggio. Paolo, io non ti prendo in giro perché so come sei fatto e so che tipo di personaggio musicale sei, è un piacere averti qui per vari motivi. Prima, perché volevo far conoscere il personaggio Paolo Marzocchi, personaggio nel senso che vivi la musica realmente, perché tu la vivi tutta la musica. Tu ti sei diplomato al Conservatorio di Pesaro, non soltanto in pianoforte, e vedi, già c'è quella piccola cosa che a me mi ha dato un'idea: musica elettronica, cioè uno che si diploma in pianoforte e in musica elettronica. Mi spieghi perché? Intanto ben trovato e grazie di essere fra di noi oggi. Grazie a voi. Musica elettronica è arrivata dopo, anche il pianoforte è arrivato dopo. Io in realtà mi sono diplomato prima in composizione, anzi ho iniziato a studiare prima composizione, poi per una serie di motivi, perché mi avevano cacciato dal conservatorio alla tenera età di 12 anni da pianoforte, che poi non ho mai abbastanza. Stato il subordinato. Sì, avevo picchiato il mio maestro. No, no, avevo. Diciamo, ero mancino, sono mancino tuttora. Siamo in due. Meno male. No, scoperto, scopro che siamo sempre di più. Quindi, però, insomma, all'epoca mia ancora i mancini venivano leggermente discriminati, per cui mi hanno, diciamo, convinto. Il mio insegnante, devo dire che ha avuto perlomeno la lungimiranza di dire non mollare la musica, e mi disse di iscrivermi a composizione, per cui io mi iscrissi a composizione. Poi a 20 anni, a 23 anni ho conosciuto un maestro che mi ha detto semplicemente, si chiama Gianni Valentini, che è un amico, una specie di fratello maggiore adesso, che mi ha preso e mi ha rimesso a posto dal punto di vista pianistico in pochi mesi, mi ha completamente rigirato. Nel frattempo avevo fatto composizione e avevo iniziato a lavorare anche con l'elettronica mi ha sempre affascinato, e poi mi sono iscritto a musica elettronica, mi sono diplomato anche in giro di pochi anni, ho fatto tutte e tre le materie. È perché uno c'ha la musica dentro, perché per fare una cosa del genere, molto spesso musicisti come te restano nel loro ambito, tu dirigi l'orchestra, tu scrivi,
componi opere, e fra le altre vengono anche, sì d'accordo, diciamo le cose come stanno, vengono anche, e sei impegnato soprattutto nella musica verso i giovani, per, soprattutto per i ragazzi. Quindi, quello è un effetto del fatto che sono stato cacciato a 12 anni, perché mi sono, me lo sono chiesto spesso, cioè perché mi piace lavorare con i giovani, perché mi piace scrivere musica per i ragazzi, per i dilettanti, per i bambini, perché quando ho avuto la possibilità ho pensato che avrei voluto fare tutto quello che io non avevo potuto fare. Avrei avuto la possibilità magari di dare ai ragazzi la possibilità di suonare in un'orchestra, anche se poi magari in futuro avrebbero abbandonato lo studio della musica, però dargli quella possibilità. Mi ricordo che a 15 anni, quando appunto mi avevano mandato via dal conservatorio, per cui ero a casa, facevo il liceo, suonavo per i fatti miei da autodidatta, andavo a sentire i concerti dell'orchestra del conservatorio, che suonava malissimo, come suonano le orchestre dei ragazzi, suonano, non è che suonano come Berliner Philharmoniker, però avrei dato un rene per essere lì dentro, a suonare magari un colpo di triangolo. E poi a un certo punto nella mia storia, diciamo, di compositori, mi è stato chiesto da dei grandi musicisti, dice: ci scrivi qualcosa per andare a suonare, a parlare dei diritti umani e suonare in una scuola media. Dico, beh, no. Accidenti, è un tema non indifferente. Sì, perché era nato un movimento una decina di anni fa che si chiamava Musicians for Human Rights, del quale facevo parte anch'io. Allora, quando però mi hanno chiesto questa cosa, ho detto, beh, no, visto che questo movimento raccoglieva alcuni tra i migliori musicisti d'Europa, e insomma io con molti di loro sono ancora in contatto, insomma è stata una bellissima esperienza, e ho detto, beh, ma perché dobbiamo scrivere una cosa per i ragazzi, per far sentire ai ragazzi quanto siete bravi, facciamo una cosa dove i ragazzi hanno la possibilità per una volta di suonare con il primo oboe della Scala, col primo corno di Santa Cecilia, col primo violino della Fenice e così via. E così ho iniziato a lavorare per i ragazzi. E questo è stato, credo, anche per te un punto d'arrivo, e che è diventato, però, è sempre un punto di partenza, perché tu i ragazzi li curi particolarmente. Su 30 ragazzi che tu magari dirigi, ho visto una esecuzione, avevi un'immagine, un sacco di ragazzi che suonavano anche il coro, c'era all'aperto a Fano, mi pare che fosse, adesso non me lo ricordo. A Rimini. Il concerto della Bibbia. A Rimini, ecco, ho visto tutti quei ragazzi, ecco, tu lo sai e loro lo sanno che non tutti usciranno fuori musicisti. Ma molti di loro lasceranno la musica magari l'estate, cioè alla fine di quell'estate avranno smesso, perché quel concerto lì in particolare è stato un limite che ho raggiunto per il momento, perché poi... Però... Ma poi la parte finale tua è divertente, quando saluti e ti rivolgi, non so se a chi era in fondo, adesso non ricordo, a qualcuno di quei ragazzi, bonariamente, ma prima però con aria burbera, perché ci hai avuto sempre, hai diretto sempre molto... Ma tu come sei? Inflessibile oppure quando... Sono inflessibile, credo di no. Sono un po' rompiscatole, quello sicuramente mi dicono, mio figlio mi dice che sono rompiscatole, però... Ma quello è normale per i figli. Ma sono abbastanza morbido rispetto ad altri, anche come direttore d'orchestra, non ho, proprio forse anche per la mia storia, io ho un approccio abbastanza soft, non faccio mai scenate d'autorità che deve volare una mosca. Però è chiaro che in quel caso c'erano 470 ragazzi, per cui se non avessi avuto l'aiuto di qualche insegnante, chi li tiene? 470 sono un oceano. Allora alla fine quel video credo che sia Luna Lunetta, che è una composizione che avevo scritto per Lampedusa, su una filastrocca di Lampedusa. Questo di Lampedusa bisogna che ce lo racconti, perché fra l'altro c'è una bellissima intervista fatta
al direttore artistico giù di Lampedusa un pianoforte a Lampedusa, mi pare che si intitoli, adesso non far caso se sbaglio il titolo o meno, no? È il pianoforte che viene e che viene portato a Lampedusa e tu, fra l'altro, sei andato a Lampedusa e hai dato una vita sociale, anche un'altra parte di vita per Lampedusa, che ne ha bisogno, perché sta passando anche lei dei momenti come isola e dei momenti non indifferenti anche dal punto di vista politico. Mi viene in mente una frase particolarmente infelice di una pubblicità della Conad, perché un supermercato non è un'isola. E io ho sempre pensato il rovescio, perché un'isola non è un supermercato. Cioè andate e vi rendete conto che... Questa me la segno, comunque me la posso anche utilizzare. Sì, te la puoi rivendere. Però è molto meglio stare in un'isola che in un supermercato. E comunque è chiaro che Lampedusa è un'isola, è l'isola estrema italiana. Cioè c'è un'isola ancora forse più estrema, che è Linosa, fa parte dello stesso comune. Però comunque è un avamposto, per cui... con alcuni pregi meravigliosi e con tanti problemi, tante fatiche per gli abitanti. Per cui io non è che io ho avuto la fortuna di incontrare delle persone sull'isola che hanno creduto un po' nella mia follia, poi nella nostra follia, perché in realtà non ero da solo, ma io ero stato coinvolto in un progetto pensato da Guido Barbieri, che è un amico ma è anche un drammaturgo, nonché la storica voce di Radio 3, di Radio 3 Suite, e lui aveva questa idea di andare a Lampedusa e fare qualcosa prima del naufragio del 3 ottobre. Però quando ci fu il naufragio, il Ministero, il MIUR, decise di inviarci a Lampedusa insieme a un manipolo di psicologi per fare qualcosa per i bambini dell'isola. Gli psicologi non per te. No, gli psicologi. Me ne bastava uno. A me ne basta uno, esatto. Un team di psicologi, no, il mio ego non è così grande da pretendere. Certo. È stato no, però che situazione hai trovato? Ho trovato una situazione che era molto, molto, molto diversa da quella che ci raccontavano, che passava sui media in qualche maniera. Per cui abbiamo scoperto quelli che secondo me erano i problemi più grandi, cioè che la musica, se si escludeva un drappello sparutissimo di adulti che cercavano di non far morire la banda del paese, la musica praticamente non esisteva nella scuola. Per cui noi abbiamo fatto un progetto coinvolgendo tutti, coinvolgendo prima di tutto la banda, perché per me è chiaro che un progetto del genere si doveva innestare sulla comunità. La banda, per fortuna, nella figura di alcuni dei suoi, diciamo, animatori, uno per tutti è Gaetano Palmeri, che è un amico quasi fraterno, adesso ormai sono diversi anni che ci conosciamo, 5 anni, 5-6 anni, ci hanno assecondato nelle nostre pazzie, ci hanno dato una mano grandissima e hanno coinvolto, ci hanno permesso di coinvolgere tutta la comunità. Poi da questa è nato uno spettacolo che ha coinvolto veramente, credo che ci fossero 250 tra bambini, adulti, uno spettacolo itinerante dove abbiamo suonato per le strade e nei luoghi significativi del paese. E poi dopo, in seguito a questo progetto, è nata una scuola di musica che non aveva una sede, che non aveva, cioè è nata l'esigenza, e da questa esigenza, parlando con Gaetano, ho detto: qui bisogna che facciamo, diamo un segno, c'è un sacco di gente che vuole suonare il pianoforte. Era nata la scuola media indirizzo musicale, per cui c'erano i bambini che suonavano il pianoforte e non c'era uno strumento, c'erano due o tre verticali. Abbiamo fatto una campagna di crowdfunding che si chiamava, appunto come hai detto tu, un pianoforte per Lampedusa. La campagna ha avuto un successo incredibile, avevamo chiesto 20.000 euro e ne abbiamo raccolti 36. Quindi i 16 l'avete ridati sicuramente indietro? No, quei 16 abbiamo preso un pianoforte più bello, abbiamo preso un, grazie anche alla Yamaha che ci ha dato una mano, seria, insomma, abbiamo costruito un, diciamo, abbiamo messo in piedi la possibilità di portare un pianoforte da concerto sull'isola, non un gran coda, ma un bel pianoforte, una Yamaha C6, che abbiamo inaugurato con un'orchestra miniaturizzata
che è la Wunderkammer Orchestra, che ha sede qui a Pesaro, di cui sono anche il direttore artistico, e che è, in un certo senso ha debuttato per quell'evento, cioè è nata in funzione di quell'evento. Parleremo della Wunderkammer Orchestra fra un minuto, però adesso io ho un bel filmato che voglio mandare di un pezzo che tu esegui. Dici tu il titolo. Allora, eseguirò per voi. Eseguirò per voi la Albanian Folk Song numero 5, che è una composizione tratta da un tema di una canzone popolare albanese del nord dell'Albania, di Scutari, che è un tema molto carino, molto brillante, che vi accenno, poi dopo la sentite suonata bene. Che è praticamente basata su un ritmo per un europeo dell'ovest, anche se ci dividono una manciata di chilometri, è un ritmo molto diverso, è un ritmo in sette, tecnicamente viene detto, un ritmo che per noi è zoppo, no? È come se fosse una specie di valzer in cui però un movimento è più lungo. Invece di essere... come i musicisti dell'ex Jugoslavia, tipo Bregovic, faccio per dire, hanno tutti un modo completamente differente di suonare da noi, anche se stiamo a 200 km di distanza. Sì, sì, beh, ma poi i Balcani sono una cosa strana, perché per esempio Bregovic è serbo bosniaco, sì. Nella regione dei Balcani ogni pochi chilometri cambia tutto. Proprio il concetto di Macedonia come insalata di frutta. Sì, infatti i macedoni, che conosco diversi, proprio che a loro fa ridere che noi chiamiamo l'insalata di frutta Macedonia, ma il significato è proprio al mescolanza. Adesso lo ascoltiamo. Thank you.
grazie Paolo, chiaramente penso che entra dentro, è molto interessante, molto importante, mi fa capire che tu hai una visione della musica veramente a 360 gradi. La musica è bella quando è bella, non fa niente se è pop, se è rock, se è folk o che radici ci abbia, l'importante è che sia musica che valga la pena. E però parlavamo della Wunderkammer Orchestra, perché è un nostro gioiello, un gioiello marchigiano di cui tu sei direttore artistico. Siete andati con questa micro orchestra, diciamo così, che fra l'altro da quello che so, poi se è vero può essere arricchita o meno a secondo di quello che fate, cioè voi volete portare la classica, la sinfonica dove molti non l'hanno portata mai. E questa è la mission? La mission sarebbe proprio questa, cioè io ho pensato che in questo ci sono già tante idee. È strano perché poi alla fine il divertimento, cioè una cosa che ho stupore, capito andando avanti con gli anni, io non è per questo che come logo non sono fatto di primo pelo, insomma, ho quasi 50 anni, ma comunque mi sono accorto che quando io ne avevo 20, che facevo tantissime cose diverse, a un certo punto queste cose sono tornate insieme, no? Ognuna ha dato forza oppure mi è servita per qualcosa. Mi sono macchiato di alcune colonne sonore di campagne pubblicitarie negli anni 90, vergognose, di cui non dirò. Come si dice Carmina non Dante Panem, invece in questo caso. No, mi davano Panem. Sono fatto questo studio che vedete qui è merito, mi sono depresso con le pubblicità, però diciamo mi hanno dato la possibilità di comprare questo pianoforte, di mettere a posto una barca, però allora aspetto un giro in barca l'estate prossima. Senti, con questa Wunderkammer Orchestra siete molto attivi. Sì, perché io ho cominciato a lavorare con i bambini utilizzando pochissimi strumenti professionisti. All'inizio 5 archi, poi ho detto ma facciamo una specie di orchestra piccolissima, ne utilizziamo 5 archi e 5 fiati, in maniera che ho tutti i colori dell'orchestra, e poi ho capito che con questi 5 archi e 5 fiati riuscivo una varietà più avevo ampia tutti di colori, autori, no? Tutti i colori dell'orchestra senza le masse, senza la fila degli archi, però alla fine i colori c'erano tutti, il fagotto, il flauto, gli archi. E allora lì è nata l'idea della Wunderkammer Orchestra. Ho detto facciamo un'orchestra miniaturizzata, tascabile, che può entrare e portare la musica sinfonica opportunamente trascritta dove le orchestre vere non riescono a entrare. E così siamo andati a Lampedusa in 12 e abbiamo inaugurato il pianoforte da concerto dell'isola con il terzo di Beethoven, che non è insomma uno scherzo, era un... Beethoven non è mai uno scherzo. No, e poi effettivamente, poi con la Wunderkammer abbiamo fatto sempre le Lampedusa, a proposito dei bambini, ho fatto, nel frattempo è nato un coro di voci bianche, per cui ho arrangiato dei corali di Bach per coro di voci bianche e la parte dell'organo l'ho arrangiata per orchestra e l'abbiamo fatta con la Wunderkammer. E quello secondo me, ancora più di Beethoven, è stata la cosa che mi ha emozionato di più, ma credo a tutti, perché quando sentivi quelle voci... Sono convinto. Un'altra cosa, io ho assistito a una delle tue masterclass, che fra l'altro è veramente coinvolgente, ho assistito non come giornalista ma perché come appassionato anche di questo genere di musica, anche a me la musica piace, e non soltanto la musica attuale, mi piace la musica, a me piace la musica quando è bella. Hai un modo di presentare le tue classi, diciamo, le tue lezioni, chiamiamole così, in un modo estremamente strano. Cioè, tu a un certo punto utilizzi di tutto, perché utilizzi palindromi. Mi ricordo, se ricordo bene, che si chiamava Canone Inverso, da cui forse era stato preso, ecco, il discorso del palindromo, no? Il Canone Inverso, tu mi insegni. Io ho letto un romanzo di Maurensing, che mi pare che l'abbia scritto. Molto meno felice del libro di Maurensing. È venuta benissimo, perché ricordi, la gente ha applaudito moltissimo, anche perché ha apprezzato il tuo modo normale di far capire che guardate, la musica è semplice. Ecco, utilizzando anche gli emoticon, utilizzando i palindromi, come si dice, tanto il resto. Racconta qualche cosa di questa cosa che tu farei spesso in giro.
ma è un come dire, è il, io ho insegnato per più di 10 anni all'Università di Macerata, dove dovevo insegnare la musica, la comunicazione musicale, la musica per i media, quindi la musica e le colonne sonore, a dei ragazzi non musicisti. Cercavo un modo per farli appassionare. Per me era il fatto di dover insegnare la musica da film, era un sistema per poter parlare a loro di musica, anche di musica complessa, no? Per cui mi sono inventato con loro questo sistema dei serpentelli, no? Che una linea melodica è un serpente, quindi una linea melodica la puoi girare, tanti auguri a te, se lo metto alla rovescio suona, no? Perché tutti gli intervalli sono specchiati rispetto a quella scala che va su, diventa una scala che va giù, per cui diventa una scala, diventa un altro pezzo che utilizza esattamente la stessa figurazione, lo stesso disegno. Allora, quello è stato un po' il modo, diciamo, la palestra in cui ho messo a punto un linguaggio, diciamo, che permetta a tutti di arrivare. Perché secondo me è un po' come la matematica è complessa, però ci sono dei concetti che, anche se sono complessissimi, sono meravigliosi. Io non sono matematico, però mi ricordo che una volta un matematico mi ha parlato della trasformata di Laplace, che è una cosa che non è un dolce, no, non è un trasformato esatto di Laplace. Trasformata di Laplace è una cosa, è una formula magica che ti permette di uscire da un regno che è quello dei numeri reali, andare in quello dei numeri immaginari. Non mi chiedere esattamente che cosa sono i numeri immaginari, però è come se noi andassimo dalla realtà in un mondo di sogno, dove tutte le operazioni complesse come le derivate e gli integrali diventano facilissime. La cosa bella è che tu fai le operazioni, le derivate e gli integrali nel mondo dei numeri immaginari si fanno come moltiplicazioni e divisioni. Il bello che fai l'antitrasformata, torni nel mondo reale, però quelle cose che hai fatto là, i risultati ti rimangono. Ecco, questo concetto, che è semplicissimo, l'ho capito anch'io, era un concetto bellissimo, però lo posso raccontare, anche se non sono un matematico. Secondo me la musica è così. Io, chiaramente, per scrivere una musica ci vogliono un sacco di tecniche, il solfeggio, gli strumenti, l'armonia, no? Però io posso comunque raccontarlo e farlo capire. Poi se uno vuole acquisire la tecnica per farlo, il problema suo, studia e sa che con la tecnica si possono fare le cose. Una cosa velocissima, giugno, se tutto andrà bene, il 28 giugno avete un appuntamento molto importante, da quello che so, mi pare a Rimini. Di che si tratta? Si tratterebbe. Beh, ecco, sì, hai ragione. Si tratterebbe di un concerto con un'orchestra con la Big Orchestra, con questa orchestra gigantesca di ragazzi, che è un progetto della regione del CEMI di Rimini, del Centro di Educazione Musicale Infantile, che è una scuola molto attiva, molto seria, che sta a Rimini e che ha vinto un bando regionale appunto per fare un'orchestra che coinvolga per 3 anni tutti i ragazzi, i bambini che studiano musica della regione Emilia Romagna. Quindi ci sono bambini che vengono da tutta la regione e con numeri ovviamente imponenti, dai 6 anni fino ai 17-18, per cui è un'orchestra. Io ho un repertorio abbastanza grande di musiche di questo tipo, che ho scritto per orchestre, diciamo, di ragazzi, orchestre di bambini e piccolo gruppo di professionisti. Piccolo gruppo di professionisti sarà la Wunderkammer, come l'anno scorso. Sarebbe la Wunderkammer, sicuramente il concerto sarà rimandato, non annullato, perché è una cosa in cui tutti crediamo tantissimo, però chiaramente adesso sono vietati gli assembramenti, per cui l'ultima cosa che si può pensare è un'orchestra di 500 persone con un pubblico di almeno 2000. Okay. Ultimissima cosa, un saluto in musica, ma velocissimo, ce lo fai? Un saluto in musica, e che ti faccio?
Grazie. Grazie a Paolo Marzocchi, sei stato gentilissimo. Avremo occasione, e quando poi tutto riprenderà, di farci un'altra chiacchierata, perché ci sono molte cose ancora che sono rimaste in cantiere, ma il tempo di mezz'ora è molto tiranno. Intanto io ti suggerirei di scrivere qualche cosa su Fibonacci, perché visto che ha già fatto non ti si può dire, quello non lo sapevo, mi è sfuggito probabilmente. Va bene, grazie Paolo Marzocchi, a presto e in bocca al lupo per tutto. Crepino i lupi, arrivederci. Su, vieni, non pensarci più e non fare il timido, dai. Sorridi tranquillo se puoi. Qui, vai in onda, suddetto fra noi. Un trucco leggero qua e là. Cos'è che aspettavi un sofà? Andrà tutto bene perché sei molto più sveglio di me.